sono 20 anni e passa che è in queste condizioni schifose, era schifoso prima, e io ancora non ho trovato un cittadino fiesolano che ha chiesto di come mai non è finito l'auditorium. C'è un menefreghismo totale. C'è scetticismo tra i cittadini di Fiesole per l'ultimazione del suo auditorium, anche se qualcosa sembra finalmente smuoversi. Sindaco, si è tenuta qui nella sala del Basolato, nel comune di Fiesole, la commissione pubblico spettacolo. Cosa è emerso? Ma dunque, la commissione pubblico spettacolo già preventivata per verificare il progetto del nuovo auditorium. È andata bene, per cui l'auditorium si farà e quindi speriamo che entro il 2021 abbiamo questo nuovo teatro a Fiesole. Ma esternamente sembra terminato, all'interno invece che condizioni è? Non è terminato nulla, ma vedi che si sta già sfaldando, cascando a pezzetti. All'interno, guarda lì, è crollato le porte, dentro è disfatto completamente. No, non è che è disfatto, non è stato fatto. No? Ci sarebbe da fare l'impianto di condizionamento, i sedili. Servirà tutto il 2021 per la finitura di questo auditorium, c'è tutta la parte degli arredi, c'è una grossa parte degli impianti da fare, quindi io sarei contenta se riusciremo a farci la stagione invernale 2021-22, però ecco, su questo non voglio nemmeno dire date, perché chiaramente non è una cosa del comune, è una cosa della società che ha vinto, che sono certa però che lavorerà al meglio per fare prima possibile. Uno spazio che sarà complementare al Teatro Romano, prettamente a programmazione estiva, arricchita da una programmazione invernale nei nuovi spazi dell'auditorium. Potremmo avere una programmazione invernale di teatro, musica, danza, di tutte le varie attività che ci possono essere, e la società che ha vinto appunto il bando, la Teatro Fiesole SRL, sono sicura che ci farà avere degli spettacoli degni di un luogo come Fiesole. E speriamo anche noi che dopo 20 anni questa sia la volta buona per restituire a Fiesole una struttura multimediale da integrarsi in un percorso storico-artistico che intanto si riapre con il nuovo DPCM. Certo, ad ora, come sappiamo, il nuovo DPCM prevede che si possano riaprire i musei intanto dal lunedì al venerdì, con il fine settimana chiusi, e poi appunto speriamo anche che si possano rifare spettacoli. Io confido che l'estate fiesolana, come l'abbiamo fatta nel 2020, anche nel 2021 possa essere fatta.